vittoria per 3-1 dello Sporting Lisbona, che sta in questo momento conducendo al comando il campionato portoghese. Ha trovato Emmanuel Fernandes il suo goleador. Attenzione adesso a questo errore clamoroso, sfortunato se vogliamo anche, del difensore olandese che cade, dà via libera a Manuel Fernandes. Come tutti i grandi goleador bisogna anche essere un po' fortunati per andare a rete. Questa volta Manuel Fernandes ha sfruttato in pieno la circostanza, come saprà fare con forse con maggiore abilità Jordão. Eccolo, bravissimo a intervenire sul cross dalla tre quarti di campo con questa deviazione di prima intenzione che porta a 2-0 il risultato in favore dello Sporting di Lisbona alla fine dei primi 45 minuti di gioco. E vale la pena di rivedere il bellissimo intervento di Jordão, che brucia sul tempo il difensore avversario e con l'interno del piede destro batte a rete, superando il portiere del Feyenoord. Nella ripresa i gol dello Sporting diventano 3 ad opera ancora di Manuel Fernandes, che fa così una doppietta. Intanto vediamo l'attacco della formazione del Feyenoord, che tenta di ridurre le distanze non riuscendo nell'impresa, mentre riuscirà Manuel Fernandes il terzo gol, come ho già detto. 3-0 dunque, con questo bel tiro dal limite dell'area piazzato proprio all'incrocio dei pali, portiere sorpreso. E il risultato però finale sarà di 3-1, perché Molenaard al 32esimo minuto della ripresa accorcia le distanze. Al termine di questa azione avete visto la mischia, il 3-1 di Molenaard